Ho fatto delle foto, ho fotografato invece di parlare, ho fotografato per non dimenticare, per non smettere di guardare. Questa è la frase che accompagna uno dei 64 scatti di Giovanni Di Lorenzo, il medico chirurgo, ideatore e creatore della mostra Una foto per la vita, I Like, lo specchio dell'anima, in esposizione nelle sale di un noto centro commerciale nisseno. Paesaggi siciliani, volti di uomini, donne e bambini sono i momenti di vita immortalati dal medico nisseno, dove tra il bianco e il nero e i colori delle pellicole intende lanciare un chiaro messaggio di lotta e sensibilizzazione contro i tumori. I miei scatti vogliono raccontarci la Sicilia vista con i miei occhi e regalare un sorriso fondamentalmente a tutti coloro i quali vogliono aderire ad un'iniziativa del genere, il cui eventuale ricavato verrà dato alla Lega Italiana Lotta contro i Tumori della provincia di Caltanissetta, ed è un modo come un altro per avvicinare l'arte alla prevenzione. Lo scatto a cui sono più affezionato è quello che ho deciso di mettere in vetrina, rappresenta l'inverno. Ed è uno scatto del mio paese, è uno scatto a cui tengo tantissimo, un paesaggio con la neve. Arte e prevenzione dunque si intrecciano tra le foto, le frasi, accompagnate dalle poesie di Michele Albano, una vera e propria sfida lanciata dalla LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Abbiamo avuto un evento fortunato. L'evento fortunato è che un chirurgo è anche un artista, è anche un fotografo di valore e che mi ha invitato a patrocinare questo evento che vuole sposare la prevenzione. Veda, una foto per la vita è metafora di prevenzione, così come una fotografia è un fermo immagine di un racconto, allo stesso tempo un momento di prevenzione è il fermo immagine, è un pit stop della corsa della vita. L'arte aiuta la prevenzione in innumerevoli modi. Innanzitutto l'arte aiuta l'essere a poter godere anche di altre cose, a produrre endorfine negli organismi e le endorfine sono delle particolari sostanze che oltre a stimolare il buon umore, stimolano anche i poteri di difesa del nostro sistema immunitario.